Alle 9.41 di un freddo mattino di gennaio, un tassista sessantenne di nome John Marino parcheggiò la sua auto nello spazio davanti a un mini market per fare un acquisto prima di cominciare il turno. Quando quel giovane si accomodò sul sedile posteriore, John ebbe una sensazione strana. Non gli capitava spesso di provare disagio di fronte a un passeggero, ma quel ragazzo aveva qualcosa di inquietante. Il giovane disse di dover andare al supermercato Safeway su Oracle Road. Autista e cliente cominciarono il loro viaggio di circa 5 miglia. Marino faceva il tassista da una dozzina di anni, gli piaceva dire di aver trasportato tutti, dai profughi ai sindaci. Non chiedeva mai informazioni ai suoi passeggeri, non gli interessava, ma se un cliente voleva parlare, lui era disponibile. Guardò lo specchietto retrovisore e vide il suo passeggero scrutare fuori dal finestrino in silenzio. Era esattamente l'8 gennaio del 2011 e la deputata democratica del Congresso Gabby Giffords Avrebbe tenuto un comizio nel parcheggio di un supermercato a Tucson, Arizona. La donna era appena stata eletta per il suo terzo mandato e quella era la prima opportunità di parlare ai suoi elettori. Quando la gente cominciò a raccogliersi di fronte al palco, nessuno si aspettava che in quel posto, di lì a poco, si sarebbe scatenato l'inferno. La Giffords aveva appena cominciato a parlare quando, all'improvviso, risuonò uno sparo. La donna fu colpita alla testa da un proiettile e si accasciò al suolo sorretta dagli uomini dello staff. Perdeva molto sangue che le colava sulla parte sinistra del viso. Ma l'assassino non si fermò subito dopo aprì il fuoco sulla folla colpendo passanti innocenti e causando la morte di sei persone, tra cui un giudice federale e una ragazzina. In totale il killer sparò a diciannove persone. Quando rimase a corto di munizioni, tentò di allontanarsi dall'area, ma fu bloccato dal servizio di sicurezza della deputata. Qualche istante dopo il turbinio di panico, sangue, morte e shock, il killer si trovò a faccia in giù sul marciapiede, mentre si dimenava sotto la stretta di due civili, con la testa rasata nascosta da un berretto e dal cappuccio della sua felpa scura. L'uomo responsabile di quella strage si chiamava Jared Lee Launer, un 22enne residente a Tucson con una profonda sfiducia nei confronti del governo e un odio particolare per la deputata. Il vice sceriffo Thomas Oughtat, un ex marine decorato con tre missioni in Iraq al suo attivo, premette il ginocchio nella schiena del giovane e lo ammanettò. Con l'aiuto di un altro vice, prestò soccorso ai civili coinvolti e iniziò a cercare la pistola semiautomatica Glock che aveva appena sparato trentun colpi. A Killer fu chiesto se avesse altre pistole con sé, ma la tasca posteriore destra non conteneva armi. In una borsa, il vice sceriffo trovò circa venti dollari in contanti, qualche resto, una carta di credito e una patente di guida dell'Arizona. L'agente Ottat sollevò in piedi il sospetto il giovane era stranamente passivo e addirittura rilassato. Condusse nell'auto di pattuglia dove il l'Auner si girò goffamente sul sedile posteriore con la faccia piantata sul pavimento. In una sottostazione del Dipartimento dello Sceriffo della Contea di Pima il killer fu portato in una piccola stanza per gli interrogatori, dove fu fatto accomodare in una sedia di plastica blu. Gli offrirono un bicchiere d'acqua. Il giovane sembrava non avere rimorso per quello che aveva fatto. Poi lo portarono in un altro edificio per la fotosegnaletica. Lui rivolse un inquietante sorriso verso la fotocamera. Era passata una settimana da quella strage e gli investigatori stavano cercando di capirne i motivi. Nel corso dell'interrogatorio, quando gli fu chiesto il perché di quella sparatoria, si rifiutò di parlare e invocò il diritto a rimanere in silenzio previsto dal quinto emendamento della Costituzione degli Stati Uniti. Ma come aveva fatto un brillante sassofonista di un gruppo jazz del liceo a progettare un crimine così efferato? Secondo i risultati delle prime visite psichiatriche sostenute dal killer, il giovane soffriva di una schizofrenia paranoica e si sentiva tradito dal proprio paese da parenti e amici. Si era allontanato dal suo piccolo gruppo di amici mentre in lui cresceva il disprezzo nei confronti delle donne in posizioni di potere. Launer sembrava vivere in un mondo alternativo tutto suo e le molte ore passate su internet contribuirono a creare quella vita parallela in cui spesso si rifugiava. Negli ultimi mesi il ragazzo si era fatto tatuare un proiettile da 9 mm sulla scapola destra. Si lamentava inoltre del dilagante analfabetismo e diceva di voler regolare i conti con l'esercito e con il college istituzioni che in passato lo avevano rifiutato. In particolare vedeva nella deputata Giffords la responsabile dei problemi del suo stato. Insomma, dietro a quella strage che aveva a lungo pianificato c'era un crescendo inarrestabile di odio e sete di vendetta. Nel corso delle indagini sulla sparatoria, la polizia scoprì che Lohner era diventato sempre più ossessionato da una serie di allarmanti teorie del complotto negli anni precedenti a quel fatidico giorno. Ma chi era esattamente il killer? Nato il 10 settembre del 1988, Gerald Lee Lohner è cresciuto a Tucson, in Arizona. Era l'unico figlio un po solitario di una famiglia di persone riservate. Randy e Amy Loner erano una coppia molto religiosa e schiva. Secondo uno sceriffo della contea però la famiglia di Gerard Loner era in qualche modo disfunzionale. I vicini dichiararono di essere rimasti spesso sconcertati dal comportamento scostante della coppia. Il figlio da ragazzo sembrava goffo nonostante fosse amichevole e avesse l'aspetto di un giovane normale. Quando era al liceo frequentava un gruppo di amici con cui si divertiva e beveva nei fine settimana. Gli piacevano una serie di hobby innocenti e creativi tra cui leggere, scrivere e suonare la batteria e il sassofono. Secondo i suoi ex compagni di liceo era un ragazzo molto premuroso e gentile. Man mano che cresceva però amici e familiari osservarono un cambiamento significativo e preoccupante nel suo comportamento. Il giovane abbandonò la scuola superiore prima dell'ultimo anno e iniziò a fare una vita dissoluta. Sembrava che nel suo cambio di personalità ci fosse qualcosa di profondamente inquietante. Alla fine Loner iniziò a prendere lezioni al Pima Community College dove divenne sempre più dirompente e distaccato dalla realtà. Ex compagni di classe riferirono di comportamenti a dir poco bizzarri in classe, risate isteriche in momenti inappropriati o corse attraverso la stanza. Un'ex fidanzata di Loner affermò che lui iniziò a comportarsi in modo strano dopo che lei lo aveva lasciato. Kelsey Oaks uscì con Loner nel 2005, ma lei lo lasciò dopo circa un anno. Da lì in poi passò dall'essere un adolescente normale ad abbandonare gli amici comuni e iniziare una discesa repentina verso il baratro, anche per l'uso continuo di sostanze proibite. Questo fu uno dei motivi per cui fu respinta la sua domanda di arruolamento nell'esercito degli Stati Uniti. Poi cominciò a postare contenuti sui social media. A un certo punto il giovane caricò sulla sua pagina MySpace un'immagine di un libro di testo di storia degli Stati Uniti con una pistola posizionata sopra. Creò anche una serie di video su internet pieni di dichiarazioni discutibili su argomenti come il controllo mentale dei cittadini da parte del governo, il terrorismo e l'analfabetismo. Loner era anche un membro di un forum online, una piattaforma nota per la discussione di argomenti controversi. I suoi post sul sito non furono quasi mai ben accolti dagli altri membri, sosteneva una serie di inquietanti teorie del complotto e sulla possibilità che un gruppo di potenti stesse cercando di conquistare il mondo con un sistema bancario centrale. Insomma, il suo strano comportamento alla fine lo portò a essere sospeso dal Pima Community College nel settembre del 2010. Per le stesse ragioni fu licenziato dal lavoro in più occasioni. Le cause scatenanti delle sue farneticanti teorie del complotto erano la profonda sfiducia nei confronti del governo e l'odio per la deputata Gabby Giffords. Il giovane aveva partecipato a un evento organizzato dalla deputata il 25 agosto del 2007, dove era rimasto insoddisfatto della risposta della Giffords alla sua domanda: Cos'è il governo se le parole non hanno significato? Dopo la sparatoria, quando la polizia perquisì l'appartamento di Lowner, trovò una lettera che il ragazzo aveva ricevuto dalla Giffords, in cui la donna lo ringraziava per aver partecipato all'evento del 2007. Insieme alla lettera i poliziotti trovarono un'altra busta contenente frasi minacciose nei confronti della deputata. Nel novembre del 2011 Lohner acquistò legalmente una pistola Glock da un negozio di armi. In seguito, il giovane parlava spesso della sua convinzione personale secondo cui le donne non dovrebbero occupare posizioni di potere. Si lamentava costantemente di Gabby Giffords, definendola disonesta e falsa. La notte prima della sparatoria il giovane lasciò un messaggio criptico nella segreteria telefonica di un amico dove lo ringraziava per i bei momenti trascorsi assieme. Inoltre, quella mattina pubblicò un post sul suo account MySpace dove farneticava sulla situazione economica degli Stati Uniti e sulla mancanza di lavoro. Poi Jared Lohner prese un taxi per un supermercato Safeway dove la deputata aveva organizzato un comizio elettorale. Verso le 10 del mattino risuonarono degli spari e la folla iniziò a correre per salvarsi la vita. Come ho detto, il ragazzo quel giorno uccise sei persone innocenti, tra cui un giudice capo della Corte Distrettuale degli Stati Uniti, un trentenne direttore delle attività di sensibilizzazione della comunità una segretaria in pensione di 76 anni, una casalinga 79, un operaio edile in pensione di 76 anni e una ragazzina. Altre 13 persone rimasero ferite, incluso la Giffords. La donna ha subito un grave trauma cranico, ma è scampata per un pelo alla morte, nonostante la parziale paralisi e i problemi nell'uso della parola che ha dovuto affrontare in seguito. Ma perché il killer ce l'aveva così tanto con la deputata? Se l'assassino era un maniacale attivista antigovernativo, la donna rappresentava la persona più vicina al governo che potesse incontrare. Mentre era in custodia, Gerda Lilloner fu sottoposto a due valutazioni psichiatriche in cui i medici riscontrarono una schizofrenia paranoide e la non idoneità a sostenere un processo. Durante un'udienza iniziale l'imputato interruppe la corte con urla e intemperanze e dovette essere scortato fuori dall'aula. Il giovane pensava di essere riuscito a uccidere il suo obiettivo per questo ebbe una reazione rabbiosa quando il suo avvocato lo informò che la deputata era miracolosamente sopravvissuta. Tuttavia, nell'agosto del 2012, dopo che Lowner fu sottoposto a un trattamento psichiatrico, un giudice lo dichiarò «competente a sostenere un processo». Lui si dichiarò colpevole di 19 capi di imputazione per l'omicidio di 6 persone e il tentato omicidio di altre 13, compreso quello di Gabby Giffords. Dichiarandosi colpevole, il giovane ha evitato la pena di morte. Nel novembre 2012 Gerard Lee Loner ha ricevuto una condanna all'ergastolo più altri 140 anni di prigione. Al momento è ospitato presso il Federal Medical Center di Rochester, Minnesota. Vivrà il resto della sua vita sotto il controllo dell'istituzione che disprezzava di più, il governo degli Stati Uniti. Per quanto riguarda Debbie Giffords, l'ex deputata dell'Arizona colpita alla testa durante la sparatoria dell'8 gennaio 2011, ha subito lesioni permanenti quel giorno. Il danno alla parte sinistra del cervello l'ha resa afasica e con molte difficoltà nell'uso della parola. In un documentario in onore delle vittime della strage la donna ha dichiarato di conservare nel congelatore di casa un pezzo del cranio che i chirurghi le hanno rimosso per ridurre la pressione sul cervello provocata dal proiettile durante l'operazione la parte di cranio asportata è stata sostituita con ossa artificiali un ultimo pensiero va alle persone morte e agli altri feriti che non dimenticheranno mai più quel freddo mattino di gennaio. Cosa ne pensate di questo caso? Scrivetemi la vostra opinione nei commenti, mettetemi mi piace al video e iscrivetevi al canale se non lo avete fatto. Alla prossima.